sono venuta a fare il provino, ma non sapevo assolutamente cosa fosse Spring. Cioè, dopo che ho letto il bando di audizione, mi sono informata e ho cercato qua e là qualche video, qualche informazione su Wikipedia, le solite, la trama dello spettacolo o d'altro. E poi alla fine ho detto, vabbè, provo, lo faccio, più che altro perché l'età scenica era la cosa che forse si avviceva di più per me. E mi ricordo benissimo che mi ero presentata per Wendla e quindi avevo preparato le canzoni di Wendla. Invece quando sono arrivata tutti i piani sconvolti. Sono arrivata, dovevo cantare il pezzo di Wendla, ma in realtà non l'ho cantato perché mi ricordo che a Pietro è venuto questo lampo e mi disse: guarda, noi saremmo interessati a te però come Ilse, per te è un problema? E io da lì ho detto no, assolutamente, ma non conoscevo per niente il personaggio di Ilse, ho detto ma chi sarà questa? E però, oddio, sono in difficoltà, non ricordo nient'altro, sicuramente ricordo di essere stata contenta, insomma, soprattutto dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto, a parte nei provini, ma durante i workshop che hanno poi seguito la fase dei provini. Loro hanno fatto 3 workshop in realtà, io sono entrata soltanto nella seconda parte e invece per quanto riguarda i workshop mi ricordo benissimo che c'era molta energia, c'era molta voglia di fare, erano tutti presissimi dallo spettacolo, poi tutta la produzione strafan di questo spettacolo meraviglioso, perché è uno spettacolo totalmente diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere qua in Italia. È uno spettacolo completo, uno spettacolo che affronta dei temi difficili da affrontare, ma nonostante ciò è fatto veramente bene e riesce a delineare, sottolineare ogni singola problematica che viene affrontata al suo interno con una genialità, secondo me, unica. Te chi fai? Io faccio Ilse. Diminutivo di? Di no, Ilse. Ilse. Ilse, bello così, dai. Ilse Neumann. Sì. No, se fosse un motto Neumann, dai, anche tu. E com'è lei? È una tizia, allora diciamo intanto che è una delle ragazze che fa parte dello spettacolo, che è l'unica che riesce a denunciare il fatto di essere violentata, di subire delle violenze in casa, quindi viene cacciata via e lei decide, perché ce ne sono anche altre nel gruppo, ce ne che sono subiscono anche abusi, altre, sì. Soprattutto una ragazza con cui poi viene a contatto, che è Marta, che prenderà un po' sotto la sua ala protettiva. Però lei, insomma, viene cacciata di casa e decide di rifugiarsi in questa comune degli artisti chiamata Priapia. E viene dal dio Priapo, però non ti dico che dio è. Quello c'è la minchia così. No, io queste cose di cultura le so a tutti. Lei si rifugia a Priapia, in questa comune di artisti, sì, dove ci sono artisti di strada fondamentalmente. Lei cresce più velocemente perché si dà all'alcol, alla vita facile, ai piaceri facili, quindi a sesso occasionale, a droga, alcol e tutte queste cose. Soltanto nel secondo atto dello spettacolo, quando scappa da Priapia, perché si rende conto che questa è comunque la scelta non corretta, e incontra il suo amico Moritz Stiffer, che sta per suicidarsi ma che lei non sa, lo guarda negli occhi e capisce che quello potrebbe essere il momento in cui lei può riprendere in mano tutta la sua adolescenza e magari può salvarsi insieme a lui.